E bella a tutti ragazzi per il mio canale, io sono Fredericks. Oggi ragazzi siamo qui con il 16° episodio della serie di Minecraft. E oggi andremo a fare il secondo piano della casa, come avevo detto. Inoltre, come potete vedere, sono arrivato a livello 41. Ciò vuol dire che oggi andremo ad incantare anche dei libri, grazie appunto alla farm di pesca. Ora il problema è che, vi spiego. Io pensavo che la farm di pesca mi dava dei libri. Però, come potete vedere, ora vi faccio vedere, non mi ha dato nemmeno un libro. Nelle scorse versioni li davamo, in questa versione no. Quindi i libri dobbiamo per forza farceli noi. Ho 41 livelli, servono minimo 30 per il livello massimo, quindi stiamo a posto. Mi sono fatto gli occorrenti per quanto riguarda la casa, ovvero il legno, e sopra ho i mattoni di pietra. Ah, qua ho messo altre ceste perché avevo troppa cobblestone. Ah, poi ho trovato questo alambicco da un villaggio di villager. Qui ho i mattoni, per quanto riguarda appunto il secondo piano della casa. Poi vi faccio vedere che... Allora, il lampione, gli altri non li ho fatti perché non tanto... Se devo dire la verità, è troppo grande e non tanto mi piace. Ho levato il recinto delle pecore e l'ho spostato lì sotto. E qui ho fatto un recinto per le mucche perché mi serviva molto più cuoio per fare i libri. Comunque ho fatto qua questo piccolo ascensore. Come potete vedere qui ho fatto un bel po' di cuoio. Con questo andremo a fare i libri. E è successo un casino alla farm di villager perché mi hanno attaccato i pillager e mi hanno ucciso i villager che stavano lì sopra. Quindi ora qui ho due villager che erano nati e li devo riportare lì. Mentre qui per adesso ho chiuso con della terra, ma giusto momentaneamente. Ah, poi mi sono portato avanti al magazzino e pian piano lo sto facendo tutto. Eccolo qua, guardate ragazzi com'è bello. Non mi resta che finire il soffitto e dopodiché andrò a mettere qui tutte ceste, però ci farò un video apposito. Poi ho continuato per quanto riguarda le tramogge sotto. Queste qui le voglio far entrare fin dentro al muro e poi faremo tutto il circuito di redstone in un episodio. Vabbè, ma ora andiamo a fare quello che dobbiamo fare in questo episodio, ovvero il secondo piano della casa. E poi a fine episodio andremo ad incantare 2-3 libri. Allora, prima cosa, prendiamo i nostri mattoni. Voglio vedere un po' da fuori come potremmo fare. Per adesso mi metto su un albero. Allora, il balcone qui non lo faccio perché mi sembra un po' inutile. Mentre di là penso di sì, perché così possiamo colpire vari mob dall'alto con l'arco appunto. Poi mi avete consigliato di levare questo vetro perché si vede il verde dei vistoni appiccicosi. E di metterci, mi avete consigliato dei mattoni. Ora vedrò pian piano. Allora, partiamo facendo una parete qui, sopra questi. Qui mettiamo un altro tronco. Poi stavo pensando, o mettiamo delle slab come a sotto. Mi faccio delle slab. Magari, ecco, mi metto una crafting table e la porto sopra. Ok, vediamo un po'. Perché noi sotto abbiamo fatto così. Ok, poi sopra i mattoni. In questo modo. Però poi si vede così da sotto ed è brutto. Allora mettiamo queste slab di uno sotto. Più che altro vedete spezza con sopra. Facciamo tutto il contorno della casa così. Anche di qua ovviamente. Ora completo con le slab e mettiamo i mattoni. Qui facciamo il balcone, avevo detto. Allora, per fare il balcone qua, prima di tutto qua chiudiamo. E anche di qua faremo solo un'entrata da qua. Ora vedo di farmi delle staccionate 12. Allora, se le mettiamo dall'esterno. No raga, non mi piace. Mettiamo le slab di uno sopra. Solo di qua però. Così è più bello. Qui non dovrebbe starci niente sotto. Infatti mettiamo i mattoni. Qui va la finestra. Sotto abbiamo usato i pannelli. Pure qua i pannelli. Allora, devo vedere com'è chiudere questo buco qua. E qui devo mettere per forza i mattoni. Poi vediamo come aggiustare da fuori. Di qua non lo so come possiamo chiudere. Magari qui mettiamo il legno. Ok, vado a fare altri pannelli. Poi devo aggiustare da fuori. Prendiamo anche gli altri mattoni. Allora, due blocchi vanno qua. Faccio un'unica vetrata. Voglio vedere com'è da sotto.
magari anche qui per spezzare, siccome qua ho messo delle siepi, metterei questi sopra. Fatemi vedere, mo. Diciamo, dai. Secondo me devo farci un balcone. Prendo altre scale. Ah, comunque, raga, ho fatto il commercio con un mercante che era venuto, quelli con i lama, e mi ha dato questi arboscelli di quercia scura. E ne erano 4. Io già ho piantato 4, come potete vedere, tengo i tronchi qui. E me ne ha dato un altro, quindi ne tengo 5. Ne andiamo a mettere intorno qua. Dopodiché mettiamo delle staccionate sopra. No, raga, non è centrale però. Ecco, magari facciamo così. Così questo lo levo. E qui mettiamo la nostra porta. Ok, così. Qua semplicemente mettiamo delle fence. Abbiamo il nostro balconcino. Ora faccio il terzo livello qua. Vado a prendere anche altri mattoni. Ah, devo vedere come chiudere da qui fuori. Vedete? Qui non è che ci azzecca molto. Magari qua le levo proprio queste. Mettiamo i mattoni. E il gioco è fatto. Si è fatto di nuovo notte. Allora, qui abbiamo detto di chiudere i mattoni. Qui mi farò la camera da letto. Faremo la stanza delle pozioni. Non so se mettere un arco o una porta qua. Tipo un'entrata così, a 4. Il tetto di legno, ovviamente. Adesso per salire faccio una scaletta qua. E qui chiudiamo semplicemente. Allora, qui mettiamo delle slab. Abbiamo 13 slab. Qui volevo fare un arco. Ok, un arco così largo. E qui che ci possiamo mettere? Allora, mettiamo queste 4 staccionate. O altrimenti, ma è un'idea più bella. Allora, prendo queste scale. Proseguiamo questa specie di salita qua, al contrario. Allora vado a tagliare altri 2-3 alberi e ci ribecchiamo. Ok, poi saliamo sopra. Facciamoci questi blocchi di legno. E direi di chiudere normalmente. Allora ragazzi, mi faccio un'altra accetta. Prendo anche le porte. Prendo un altro po' di legno. Così finiamo il secondo piano. Poi nel prossimo episodio lo andremo ad abbellire e mo appena finisco il soffitto incantiamo i libri, anche perché c'ho 41 livelli, se dovessi morire non li voglio perdere tutti, ecco. Voi ragazzi, grazie del supporto, vedo che la serie di Minecraft che sto facendo mi sta piacendo sempre di più e a me fa piacere. Comunque questo pollaio da qui lo devo levare, anche questa farm ne andrò a fare una più grande. Allora, la porta la mettiamo interna. Anche di qua. Ok, vediamo un po' se c'ho un più. C'ho 10 diamanti. Comunque ho trovato questi qua da una cassa vicino a un portale del Nether. Il lapislazzuli dovrei averlo lì. Vediamo un po' che libri ci dà. C'ho 5 libri. Anatema 4. Che sarebbe? Ah, ok, anatema 4 si mette sulla spada o sull'ascia e fa più danno ai mob. Quindi ci può servire, me lo prendo. Poi ci facciamo efficienza 3, questo è ottimo da mettere sul piccone. Quindi avevo detto questo lo mettiamo sulla spada. Allora, efficienza 3 sul piccone. Quindi devo fare una spada di diamante o un piccone di diamante. Poi flagello degli artropodi. Ah, fa più danno tipo ai ragni, ai pesciolini d'argento. Ok. Quindi anche questo andrà sulla spada. Carica rapida. Allora, questa qua andava sull'armatura, però non lo andrò a mettere mo. E basta, raga. Ci facciamo un piccone di diamante e una spada. E iniziamo mettendo efficienza 3 sul piccone. E questo lo andremo a mettere sull'armatura, ma non mo. Poi volevo mettere anatema sulla spada. Questi due libri me li tengo qui. Poi abbiamo tiro multiplo che andrò a mettere sull'arco, sulla balestra, non mi ricordo. Devo cercare bene. Veloce, così aumento la velocità dei miei scavi. Sopra andremo a fare anche la stanza delle pozioni. Ah, volevo provare la spada. La proviamo sulle mucche. Qui devo finire, ci devo fare una struttura piccola. E anche qui devo finire il tunnel. Un colpo, wow. Poi
Poi ragazzi, per quanto riguarda queste ferrovie, ho una grande idea, però non ve la spoilerò in questo video, ma quando arriveremo a 100.000 iscritti. E che dire ragazzi, per questo video era tutto, se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e commentate, mi raccomando iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti e infine per questo video saluto Gennaro Penza, William Esposito e Luciana Baldacci. Beh, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta scriverlo qui sotto nei commenti, io sceglierò tre di voi e nel prossimo video verranno salutati. Da Fredrix è tutto, ciao ragazzi!